siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sull'esperienza meravigliosa che Santa Faustina Kowalska ebbe nel Natale del 1937 quando le apparì il bambino Gesù. Così scrisse nel suo diario. Quando giunsi alla messa di mezzanotte, subito, fin dall'inizio, mi immersi tutta in un profondo raccoglimento, nel quale vidi la capanna di Betlemme inondata da tanta luce. La Vergine Santissima avvolgeva nei pannolini Gesù, tutta assorta in un grande amore. San Giuseppe invece dormiva ancora. Solo quando la Madonna depose Gesù nella mangiatoia, la luce divina svegliò Giuseppe che si unì a lei nella preghiera. Dopo un po' rimasi io sola col piccolo Gesù che allungò le sue manine verso di me e io compresi che lo dovevo prendere in braccio. Gesù appoggiò la sua testina sul mio cuore e con uno sguardo profondo mi fece comprendere che stava bene accanto al mio cuore. In quel momento Gesù scomparve e suonò il campanello. Per la santa comunione. Questo episodio, così commovente, ci invita a riflettere sul gran dono della comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica, Gesù non poggia solamente la sua testa sul nostro cuore, ma entra dentro il nostro cuore per rimanervi tutto il tempo in cui rimangono le specie eucaristiche dentro di noi ovvero per circa un quarto d'ora. Quello è il quarto d'ora più prezioso di tutta la nostra giornata e di tutta la nostra vita. Non sprechiamolo in chiacchiere inutili, ma intratteniamoci familiarmente con Gesù, parlando con lui cuore a cuore, con grande confidenza. Basterebbe questo semplice pensiero per comprendere tutta l'importanza del ringraziamento alla santa comunione. A Santa Faustina Gesù un giorno diceva che molti lo ricevono, ma sono pochi quelli che lo accolgono con tutto il loro cuore. In questa breve riflessione vediamo dunque quelle che sono le condizioni per accogliere Gesù dentro di noi al momento della comunione. La prima condizione è quella di essere in grazia di Dio. Il catechismo insegna che chi è consapevole di essere in peccato grave, anche se molto pentito, prima di ricevere la comunione, deve premettere la confessione. La seconda condizione è quella di preparare la mente e il cuore a questo incontro con Gesù e Eucaristia. Prepareremo la nostra mente e il nostro cuore con la preghiera. Santa Faustina era profondamente raccolta al momento della messa. È molto indicato recitare il rosario, così sarà la Madonna stessa a fare nostre la fede, l'umiltà, l'adorazione e la riconoscenza che lei ebbe quando il Verbo di Dio si fece carne nel suo grembo virginale. La terza condizione è quella di fare compagnia a Gesù nel nostro cuore. Tante volte Gesù è dentro il nostro cuore, ma noi siamo fuori, distratti in mille pensieri, e lo lasciamo solo. Stringiamolo al nostro cuore come fece Santa Faustina, e adoriamolo dal profondo della nostra piccolezza. Un'altra riflessione. Come a tutti i santi che hanno avuto questa grazia di stringere Gesù bambino al cuore, Così anche a Santa Faustina fu la Madonna a porgere Gesù. E così sarà anche per noi al momento della comunione, sarà sempre lei a deporre Gesù nel nostro cuore. Di questo era particolarmente convinto Padre Pio da Pietrelcina e così insegnava a un suo figlio spirituale. Dunque, Prepariamoci bene in compagnia della Madonna e lasciamo che sia Lei non solo a deporre Gesù nel nostro cuore, ma anche ad accoglierlo, ad adorarlo e ringraziarlo. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con una preghiera. O bambino Gesù, tanto atteso nei secoli e dall'umanità, tanto atteso anche dai nostri poveri cuori, noi ti adoriamo e ti salutiamo, ti esprimiamo a nome di tutte le creature l'immensa gratitudine per essere venuto a salvarci secondo la promessa divina. Vogliamo onorarti con tutta la gioia e l'entusiasmo di cui siamo capaci e insieme gridiamo, Gloria, onore e benedizione a te, Verbo di Dio fatto carne. Ti adoriamo e ti lodiamo, Figlio di Dio e di Maria Santissima. Ti adoriamo nella tua estrema povertà. Ti adoriamo, Agnello di Dio venuto a togliere i nostri peccati. Ti adoriamo, Pane di vita, venuto a darci la vera vita. Ti adoriamo in quanto partecipe delle nostre lacrime, per i nostri dolori, per darci la vera felicità. Ti adoriamo, o oh Dio fatto bambino, a te cantiamo gloria nel più alto dei cieli. Ti lodiamo e ti amiamo col cuore di Maria, tua madre santissima, e di San Giuseppe, tuo padre castissimo. Ti amiamo e ti offriamo i nostri cuori con tutte le potenze di amore che tu stesso ci hai donato, e ti stringiamo ai nostri umili cuori con tutta la forza che tu ci hai donato. Ti amiamo, o oh divina vittima di amore, che sei venuta a portarci la pace, la speranza e la gioia. O oh Gesù, bambino divino, ti abbracciamo gridando, non permettere che possiamo separarci mai da te. Amen. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca Gesù bambino e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.